A Tortoreto ha vinto Primoz Roglic davanti a Julian Alaphilippe e Adam Yates. Sempre tra i primi Giulio Ciccone, non è riuscito ad incidere nello sprint finale. Domani si ripartirà ancora dall'Abruzzo, da Morro d'Oro, per arrivare a Sassotetto. Sarà la frazione decisiva. Le interviste ai protagonisti. Ah, le gambe molto buone. Davvero un peccato per l'ultima salita. Un po' troppo dietro, però lì a quel punto dove ti trovi rimani, fai fatica a tornare su. Già all'ultimo chilometro ho fatto una prima volata per rimontare un po' di posizioni, però lì sai, a questi livelli è difficile. Poi siamo tutti a pari con gli sforzi, quindi dove ero sono rimasto, ecco, non sono riuscito a risalire più. Un po' un peccato, però dai, alla fine le gambe sono buone, la condizione c'è, quindi... Tortoreto win the big champions in 2012, Giro d'Italia, nel 2020 qui vinse Peter Sagan. Quest'anno Primoz Roglic, a Tortoreto vincono sempre i grandi campioni. Ah, grazie del complimento. Sì, sono molto felice. È stata una tappa dura, è stata una salita difficile. Ah, sicuramente, alla fine lo sprint si è risolto nel migliore dei modi, grazie al mio fantastico team per il lavoro, fortunatamente abbiamo vinto. Al CT Daniele Bennati il commento di questo arrivo a Tortoreto. Ma direi che è stata una bellissima tappa, bellissimo circuito, spettacolare, ha vinto un grande corridore che comunque la sua prima corsa in questo 2023 ha dimostrato tutto il suo valore, insomma la Jumbo-Visma non la scopriamo oggi, è diventata una squadra di riferimento. Bene Giulio, perché lo vedo pedalare molto bene, e pensavo che potesse magari inserirsi sulle prime 5 posizioni, però l'ho visto pedalare molto bene. Secondo me domani, questo arrivo di oggi è di buon auspicio.